Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò dall'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanti ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissime, stiamo celebrando la 17ª domenica del tempo ordinario, una domenica incentrata, come abbiamo visto, sul segno della moltiplicazione dei pani, preceduto dall'anticipazione dell'Antico Testamento veterotestamentario, l'analogo miracolo compiuto dal profeta Elisea. Eliseo, come spiegavo nella messa di ieri sera, brevemente adesso sintetizzo, il senso di questo miracolo è duplice. Da un lato il Signore che si cura sulle nostre miserie, però viene in nostro aiuto non facendo tutto Lui, gli si mette a disposizione quel poco che abbiamo ed è su quello che il Signore opera per moltiplicarlo. Potrebbe fare tutto da solo, ma vuole coinvolgere l'uomo anche nelle opere grandi che egli compie appunto al nostro favore. E la seconda cosa che si capisce dalla parte finale del Vangelo e si comprenderà ancora meglio a partire da domenica prossima è che più che i bisogni del corpo, al nostro Signore stanno a cuore i bisogni della nostra anima. Sentiremo dopo questo miracolo, ci accompagnerà per diverse domeniche, il discorso seguente di Gesù, tutto quanto un discorso sul pane vivo disceso dal cielo, perché uno degli aspetti principali della moltiplicazione dei pani è la sua valenza simbolica, è un simbolo di ciò che Gesù ogni giorno avrebbe compiuto da dopo la sua passione, morte e risurrezione sugli altari, moltiplicando a dismisura il pane eucaristico. Voi provate a pensare soltanto adesso, provate a fare questo pensiero: quante ostie consacrate ci saranno in tutti i tabernacoli del pianeta Terra? Numero. Tante, eh? E sono 2000 anni che ci stanno tutte queste ostie consacrate nei tabernacoli del pianeta Terra, no? Ecco, in questa seconda omelia però vorrei io con voi approfondire, chi ha il foglietto magari lo consiglio, gli consiglio di prenderlo così segue, la splendida pagina dell'Apostolo, la lettera agli Efesini. Come accennavo ieri sera, dobbiamo sempre ricordare che la seconda lettura rispetto alla prima e al Vangelo segue sempre un po' una via parallela, una via un po' sua, non sempre perfettamente amalgamata con il messaggio principale della liturgia della parola. Però delle volte ci sono dei passi, insomma, quelli di oggi, che meritano un'attenzione particolareggiata. Rileggo insieme alcuni passaggi, è molto breve ma molto significativa, con qualche piccola riflessione a commento.
San Paolo dice: fratelli, io prigioniero a motivo del Signore vi esorto. Dice così perché San Paolo, quando scrive questa lettera, quasi certamente era già a Roma incatenato, quindi non molto lontano dal momento in cui avrebbe ricevuto il martirio. In queste condizioni, quindi, di apostolo e testimone che sta soffrendo per Cristo, esorta una delle tante comunità da lui fondate, quella di Efeso, in questo modo. Primo, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto. Lo dice a loro e lo dice a noi. Se io vi chiedessi: qual è la chiamata che tutti quanti voi avete ricevuto? La vocazione si chiama anche, con un termine più aulico, la parola chiamata. Chi sa rispondere a questa domanda? Qual è la chiamata che caratterizza sicuramente tutti noi che siamo qui presenti e tutti battezzati? Questa ce l'hanno tutti. Non è la chiamata a essere preti, né a essere suore, monaci, sposati, mogli, marito. Questa è una cosa distinta, ma ce n'è una che è comune per tutti. Qual è? La santità, come ha insegnato la Chiesa nel Concilio Vaticano II. Tutti i battezzati sono chiamati a raggiungere la perfezione della santità. Dice: tutti, pure io, ma pure tu, sì, ma santo, santo, sì. Se voi ci pensate, la prima cosa che il nostro Signore ci ha messo in bocca nel Padre Nostro, noi purtroppo anche le preghiere vocali, questo succede disgraziatissimamente anche a me, no? Molte volte le recitiamo un po' a pappagallo e con la testa per aria, purtroppo, Dio ci perdoni, cerchiamo di starci di più con la testa, lo dico anzitutto a me, no? Che di qua è la prima cosa che diciamo al Signore nel Padre Nostro? Sia santificato il tuo nome, giusto? Ma in che senso? Il nome di Dio è santo. Noi tra poco, prima della consacrazione, cosa diciamo? Santo, 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 Signore Dio. Cioè, in se stesso il nome di Dio è già santo. Non è che lo santifichiamo noi. Ma il nome di Dio deve essere santificato in noi. Cioè, come si legge nell'Antico Testamento, siate santi come io sono santo, perché io sono santo. Cioè, la vostra santità sia un riflesso della mia, e se sarete santi mi darete la gloria che mi è dovuta. Quindi comportarci in maniera degna della nostra vocazione. Come va oggi il nostro cammino verso la santità? A che punto stiamo? Punto interrogativo. Secondo, scendendo in particolare, quali sono proprio l'ABC, le virtù? Qui San Paolo non parla delle virtù più grandi, ma di alcune virtù che sono proprio le spie della santità autentica. Uno, con ogni umiltà, e la seconda cosa che dice è la dolcezza. Dovete sapere che i maestri di spirito, i grandi maestri di spirito, dicono che queste due virtù, cioè l'umiltà, proprio il sentirsi al di sotto di tutti, e quindi guardare gli altri sempre come superiori a noi stessi, quindi trattarli sempre con molto rispetto, molto bene, scusando i peccati che fanno, amando anche i nostri nemici, è proprio uno dei segni distintivi di una santità autentica. E l'altra cosa è la dolcezza, perché la dolcezza è il contrario dell'asprezza, come in particolare noi trattiamo le altre persone. Quando una persona tratta sempre bene chiunque, sempre gentile, garbato, cordiale, attenzione, guardate, anche con le persone che non se lo meritano, con le persone che si meriterebbero di essere prese a schiaffi se uno guardasse a quello che si meritano, o con le persone cattive o indegne, fermo restando che tutti saranno giudicati da Dio, che non è che si può fare così e se la fa franca, però per quanto sta in noi, sempre dolci e mansueti con tutti. Guardate che io, dicendo queste cose, voi lo capite, le dico anzitutto a me stesso, non è che le dico a voi, non pensiate che io sia così bravo da riuscire a farlo sempre, dovunque e comunque. Ci provo, ma purtroppo la nostra umanità è di peso. Ecco, però l'umiltà e la dolcezza devono essere, se non ce la facciamo, essere sempre all'altezza di queste virtù, però devono essere oggetto della nostra attenzione. Quindi se non ci riconosciamo, chiediamo perdono al Signore, usiamo la confessione, ricominciamo. Dobbiamo avere chiaro che cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, vi ricordate? Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono, chi se lo ricorda? Mite e umile di cuore. Mite e dolce sono due termini interscambiabili. Ecco perché i maestri di spirito insistevano su questa cosa, perché sono le caratteristiche di Gesù e anche le caratteristiche della Madonna.
la mitezza e l'umiltà ci rendono simili a loro. Quindi se siamo simili a loro siamo santi sicuro, cioè siamo ben incamminati sicuro. Fino a quando queste cose non ci stanno, sì, forse possiamo avere tante altre belle virtù, ma ancora dobbiamo lavorare un po'. Poi l'altra cosa, la magnanimità, viene tradotto qui, la macrothumia è in greco, si può tradurre anche con la pazienza, quindi con un cuore grande che è capace di sopportare con amore tutto quello che accade, tutto. Domanda, sapete qual è secondo me la cosa più difficile da sopportare? Chi lo sa, anzi è proprio difficile, la cosa più difficile di tutti. Sapete che un'opera di misericordia spirituale è sopportare pazientemente le persone moleste. E chi è il più molesto di tutti? Noi stessi. Provate a pensarci. Sopportare noi stessi è un bel lavoro abbastanza impegnativo. E anche riconoscere che noi stessi siamo un pochino da sopportare e anche magari ricordarci ogni tanto che chi ci sta intorno ci sopporta, secondo me è un buon esercizio che ci aiuta anche, vedete, per questo che subito dopo San Paolo aggiunge, sopportandovi a vicenda con amore, perché se impari a sopportare te stesso ed anche ad essere paziente con le vicissitudini, con le prove della vita, quindi a armarti di santa pazienza che ci porta in cielo, riuscirai anche a sopportare le persone che ti stanno vicine, perché le persone che ci stanno vicine a volte diventano un peso. È inevitabile che sia così, perché qui non stiamo in paradiso. In paradiso saremo tutti santi, tutti belli, tutti buoni, pieni di amore. Qui non funziona sempre così. E quindi, come gli altri sopportano me, e io ne devo essere consapevole, è così il Signore mi chiede, con amore, di sopportare gli altri. Altra raccomandazione. Avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace, con la custodia della pace, perché la pace è la custodia dell'unità, l'unità in famiglia, proviamo a pensare, vado d'accordo con tutti, fratelli, sorelle, padre, madre, zii, cugini, oggi è la giornata dei nonni, nonno, nonna, per chi ancora ce l'ha, i nonni e nonni tra l'altro vanno amati e rispettati, oltre che bisogna andarci d'accordo, con i vicini di casa, sono in pace con i vicini di casa, sapete che quando tanto tempo fa lavoravo con la legge, certi scannamenti tra vicini di casa e problemi condominiali che non finivano mai, quindi con paesani, perché a volte anche nei paesi, insomma, spero che voi facciate i bravi, ma ci sono un pochino di faide, di guerre, insomma, di fazioni in lite. Noi battezzati non possiamo, cioè può anche darsi che vi stiamo vivendo anche contro la nostra volontà qualche situazione del genere, ma dobbiamo lavorare per metterla a posto. Non possiamo stare tranquilli e in pace. Sapete che è un anno e mezzo che non si scambia più lo scambio di pace, ma lo scambiarsi il segno di pace prima di fare la comunione, me lo sentirete ripetere fino all'inverosimile, serve a ricordarci che se tu non stai in pace con tutti, o meglio, se per quanto sta in te non cerchi di stare in pace con tutti, perché se poi qualcuno non ti vuole vedere manco scritto al muro e tu ci hai provato a riconciliarti e non ti vuole, certamente non ci abbiamo colpa. Ma se tu per quanto stai in te non stai in pace con tutti, tu non ti puoi fare la comunione. Non soltanto quando stiamo in peccato mortale, che abbiamo fatto gli atti impuri, la lussuria, le bestemmie, non siamo andati a messa la domenica, ma anche se non stiamo in pace con tutti. Ecco, queste sono alcune esortazioni. Poi la seconda bellissima parte, non c'è tempo di approfondirla, che c'è l'approfondimento anche poi di tutta un'altra serie di belle cose che riserveremo per un'altra omelia, però già queste cose comprendete che ci aiutano a fare bene un esame di coscienza. Un discepolo di Gesù cerca di tendere verso questo modello che l'Apostolo propone, lo proponeva agli Efesini, lo propone a tutti noi. Oggi ricordo che anche la festa non possiamo celebrarla perché è domenica di un grande apostolo, oggi è la festa di San Giacomo Apostolo, San Giacomo detto il Maggiore, il fratello di San Giovanni, quello che è venerato penso che tutti conosciate, almeno di nome Santiago de Compostela in Spagna, è questo il luogo di questo apostolo, che è stato il primo dei 12 apostoli a morire martire, è stato ucciso, martirizzato da Erode Agrippa poco dopo l'ascensione di Gesù, il primo dei 12, dopo Santo Stefano, ma il primo dei 12 a morire apostolo, lo ricorderemo anche nella preghiera eucaristica e ricordiamo insieme ai nonni anche questo grande apostolo che oggi la Chiesa festeggia. Siamo lodati Gesù e Maria.